Hai fame anche tu, vero? Tieni, prendi. Argo! Dai, corri! Ti seguirò sempre. Antonio! Ciao! Ciao, Francesco! E tu, vieni qua! Ti va di mangiare una buona zuppa calda? E come? Ho lo stomaco che brontola e non ci vedo più dalla fame! Che profumino! Che stai preparando di buono? Minestra di patate e cipolle. Ma che hai fatto all'occhio? È tutto nero. Raccontami, che ti è successo? Niente. Avanti, con me ti puoi confidare, figliolo, lo sai. È il Signore che vuole così. Ne vuoi ancora? No, grazie. Però la tua minestra è molto più buona di quella di mia madre. Allora, se ti piace come cucino, perché non resti a farmi compagnia quassù in montagna? Poi potremo tornare in paese insieme, Francesco. No, io lo so, tu non torni mai prima di novembre. La scuola invece comincia molto prima e io non voglio perdermi neanche una lezione. Ma tu sai già leggere e scrivere? A che cosa ti serve continuare ad andare a scuola? Devo imparare ancora tante cose, studiare moltissimo. Io voglio diventare frate. L'hai già detto a tua madre? Dimmi, lei lo sa? No, ancora no. È una decisione molto importante. Come ti è venuta in mente? Don Salvatore un giorno mi raccontò una storia. Mi parlò di quella volta che Gesù incontrò un uomo e gli disse: «Se credi in me, vendi tutto ciò che possiedi, dona il ricavato ai poveri e seguimi». E con questo? Gesù l'ha detto anche a me. Io sono già povero, neanche le pecore sono mie. Quindi per me sarà più facile seguire il Signore. Ora mangia un po' di formaggio, l'ho fatto io. Sai, ormai è tanto tempo che parlo con lui. Con lui chi? Con Gesù. Mi capita spesso. Soprattutto quando sono solo, in montagna, col gregge. Avevo 5 anni quando mi ha parlato la prima volta e da quel giorno non ha più smesso. Padre Camillo, buongiorno. Cercavo proprio te, Francesco. Ho la risposta. Da lunedì puoi entrare in convento. Che bella notizia che mi date. Grazie, vedrete che non ve ne pentirete. Ora vado. Senti, ma i tuoi genitori che cosa dicono di tutto questo? Io seguo solo la volontà di Dio. Che il Signore vegli sempre su di te, figliolo. Vado da tua madre per la questua. L'ho già preparata io stamattina, padre. Vedrete, vi ho messo da parte 6 uova fresche. Grazie, figliolo. Ci vediamo lunedì. Domani entrerà in convento. Sta tranquilla. Ricordati che questa è sempre casa tua, che la porta è sempre aperta. Puoi tornare indietro in qualunque momento. Non preoccuparti, non tornerò indietro, mamma. Questa è la mia strada. È una cosa di cui sono sicuro da parecchi anni, fin da quando ero molto piccolo. Ora dormi, figlio mio. Buonanotte, mamma. Buonanotte, figliolo.
tornato. Oh no, cosa vuoi da me? Non avere paura, ragazzo, non voglio niente. Allora perché sei venuto? Io ti conosco, so bene chi sei. Voglio solo darti un consiglio spassionato. Non entrare in convento. Potresti fare una brutta fine. Ma di che parli? Loro non amano i peccatori, per questo li picchiano con forza. E tu sei un grande peccatore. No, no, è impossibile, non ti credo. Prima ti costringono a confessare tutto e poi ti picchiano. Non importa quello che succederà, io ormai ho fatto la mia scelta. Sei sicuro? Non vuoi che ti racconti i dettagli di tutte le torture che subirai? Signore, aiutami! Non pronunciare mai quel nome in mia presenza! E ricordati che sarò sempre con te per tutta la vita! Francesco, svegliati, è giorno! Alzati. Va bene. Ma che hai? Sei tutto sudato, ti senti male? Ma che è successo, Francesco? Non è niente, mamma, non è niente. Non ti preoccupare. Ora metto tutto a posto. Abbi cura di te. Francesco. Ora dovrò scrivere in America a suo padre per dirgli che se lo sono preso. State tranquilla, mamma Peppa. Al convento sarà benissimo. Lo faranno mangiare 3 volte al giorno e lo faranno anche dormire su un letto di piume. Mi raccomando, maestro, diteglielo voi al padre superiore che è stato male, che ha la salute delicata. Non vi preoccupate. Ciao, Argo. Ecco. Benvenuto, Francesco. Padre Camillo, sono arrivato. È davvero una gioia averti qui. I fratelli sono ansiosi di conoscerti. Prego, entrate. Fratello, puoi pronunciare i tuoi voti. Io, frate Pio da Pietrelcina, prometto a Dio Onnipotente, alla Beata Vergine Maria, al Beato Francesco, a tutti i santi e a te, padre mio, di osservare fino al termine della mia vita la regola dei frati di Francesco, approvata da Sua Santità Papa Onorio, vivendo in obbedienza, povertà e castità. E io, in nome di Dio, ti prometto la vita eterna se osserverai questo giuramento.
Pace e bene, sorella. Pace e bene a voi. Vi ho messo da parte qualcosa. Ecco, dell'olio e qualche biscotto. Dio te ne renda merito, sorella. Grazie. Pace e bene, fratello. Siamo qui per la questua della settimana. Hai qualcosa per noi? Aspettate, adesso chiedo a mia moglie. Antonia, ci sono i frati! Ho appena fatto il pane, ecco, prendete, è ancora caldo. Grazie. Mettilo qua. Che il Signore te ne renda merito. Pregate per me, vi prego. Dite a San Francesco che mi faccia la grazia. Mio figlio è andato in America. Mi ha mandato una lettera 6 mesi fa. L'ho portata al maestro e lui me l'ha letta. Poi non ho avuto più notizie. Aveva promesso che avrebbe scritto ogni mese. Invece l'inverno è passato e non ho saputo più niente. Sono così preoccupata. Vi prego, mi affido a voi. Siete la mia ultima speranza. So quello che provi. Anche mio padre è andato a cercare fortuna in America. Pregherete per me? Pregherò che Dio benedica tuo figlio, mia cara Antonia. C'è. Sono tornato. Non dovresti essere qui. Torna in famiglia. Va via. Andiamo, lo sai benissimo che io non me ne andrò mai. Io voglio la tua anima. È mia. In nome di Dio, vattene. Non pronunciare mai quel nome. Gesù, salvami. Salvami. No! È preoccupato per i tuoi polmoni. Dice che non puoi andare avanti così. È la volontà di Dio. Io sono solo un suo servo. Devo rimettermi al suo volere. Ti ho fatto un decotto di arancia. Prendilo, è ancora caldo. Ottima idea, padre Ernesto. Ci voleva. Grazie, è molto buono. Vedrai che ti farà un gran bene, frate Pio. Ancora 2 anni prima di essere consacrato. Passa in fretta il tempo. Sì, ma la morte non è detto che aspetti. Hai paura? Non voglio che il mio sogno di essere sacerdote svanisca prima del tempo. Purtroppo la regola dice che bisogna aver compiuto 24 anni, ma forse riusciremo a ottenere una dispensa. Tra gli ordinandi c'è frate Pio, 1 anno prima del tempo. Già, la sua salute è molto fragile. I medici nutrono poche speranze di salvarlo.
Gesù, mio sospiro e mia vita, che io sia per te nel mondo via, verità e vita. E per te, solo per te, sacerdote santo e vittima perfetta. Mamma! Francesco! Oh, figlio mio! Che gioia! Sono felice di poterti rivedere. Bentornato, Francesco. Padre Pio, bentornato. Bentornato, maestro. Francesco. Grazie a tutti. No, ma... Vieni con me, ho portato il calesse nuovo. La mia campagna. Quanto tempo. Non ha più febbre, ma è svenuto due volte. Certo, questo caldo non aiuta i suoi polmoni. Entrate. Mamma Peppa, come sta vostro figlio? Non bene, dottore. Dopo essere svenuto è riuscito a dormire un po', ora è sveglio. Io farò quello che posso, ma non è molto. Dottore, vi prego, ditemi la verità. Sta morendo, voglio saperlo. Vostro figlio è in condizioni molto gravi. Con i polmoni in quello stato non so come faccia ad essere ancora vivo. Vedete, dottore, io sono stato molto tempo in America. Ora voglio stare vicino a mio figlio, soprattutto adesso che è così malato. C'è il dottore, figlio mio. Mi piace dare tanto fastidio, non era mia intenzione. Dovreste stare più attento. Avete avuto la febbre alta per quasi un mese, eppure non vi siete minimamente riguardato. È stata una pazzia. Sì, lo so, ma dovevo farlo. Ora che sono diventato sacerdote, non posso più tirarmi indietro. È giusto che assolva i miei compiti, così come vuole nostro Signore. Ascoltatemi, padre. Io sono solo un medico di campagna, posso anche sbagliarmi. Ma tutti gli specialisti che vi hanno visitato non sanno spiegarsi come mai siete ancora vivo, viste le pessime condizioni dei vostri polmoni. Ve lo posso spiegare io, dottore, perché questa è la volontà del Signore. Gesù vuole che io continui a lavorare per Lui. Se è questo che volete, allora chiedetegli di guarirvi, perché io non posso. Nessuno può riuscirci. Padre Agostino, voglio tornare subito al convento. Ma noi vogliamo prenderci cura di te. Tu sei nostro figlio. Non sei contento di essere a casa? Cerca di capirmi, mamma. Io sto bene con voi, ma il mio posto è in convento. Questa è una pazzia. Dovete solo pensare a curarvi. Anche se sono malato, rimango sempre un frate, dottore. E i frati vivono in convento. Tornerai quando potrai. E se i tuoi polmoni ti impediranno di predicare, potrai essere un buon confessore, un servo di Dio che aiuterà i poveri e consolerà gli afflitti. Ora cerca di riposare, figlio mio. Guardate, c'è Padre Pio! Sì, sì, andiamo, andiamo! Padre Pio!
Fate piano, fate piano! Eccomi, arrivo! Gesù era solo. Vide un albero di fico e pensò, ora mangio un frutto. Si avvicinò, cercò tra le foglie, ma non ne vide neanche uno. Allora disse all'albero, che senso ha la tua vita se non dai frutti? E il fico divenne secco. Ed ecco che dietro di lui arrivarono i discepoli, ed essi gli chiesero, perché questo albero è diventato secco? E Gesù rispose loro, era inutile, non aveva neanche un fico. È chiaro, non dava nessun frutto da mangiare. A che cosa serve un fico senza fichi? Gesù aveva fame e l'albero non dava frutti in grado di sfamarlo. E per questa ragione è stato punito. Bravi, vedo che avete capito tutti benissimo. Ora, immaginate di essere un albero. Quali sono i frutti che dovreste produrre? Io non sono mica un albero, padre. Ci sono, ho capito. Il nostro frutto deve essere il lavoro. Il vostro frutto deve essere innanzitutto l'amore, il sentimento più importante. Come Gesù ha amato noi, così noi dobbiamo amare Lui. Ma Gesù vuole essere amato negli altri, nel nostro prossimo. Quello che farete a uno di questi minimi lo farete a me, ha detto. Insomma, non bisogna essere egoisti. Finalmente sei tornato! Mi mancavano le tue storie. Grazie, ragazzi, ma queste sono più che semplici storie. Gesù, ti prego, fa che lui non venga più a visitarmi la notte. Non so se resisterei a un suo nuovo assalto. Lo sento aggirarsi intorno a me, pronto a rubare l'anima di questo tuo umilissimo servo. Ti prego, aiutami. Gesù, ti prego, aiutami. Allontana da me questo calice amaro, questo tormento che mi squarcia l'anima e mi lacera il cuore. Accipitet bibit ex se omnes, hic est enim calix sanguinis qui pro vobis effundetur in remissionem peccatorum. Su, correte! Antonio! Antonio! Francesco! Sei tu! Ti ricordi, Antonio? Avevo più o meno la loro età. Io sono invecchiato. E tu sei diventato padre Pio. Conoscendo le ragioni della sua richiesta, dovete ammettere anche voi che il rientro di Padre Pio in convento ci creerebbe svariati problemi. Ma è un ottimo sacerdote, sempre pronto a adempiere ai suoi doveri. Sì, questo lo so, ma le sue condizioni di salute lo hanno costretto a restare a lungo con la famiglia nel suo paese natale. A questo punto è meglio che torni alla sua diocesi ed esca dall'ordine. Ma lui ne morirebbe, padre.
Io lo conosco. È un francescano cappuccino nel più profondo della sua anima. Comunque ci mette tutti in grave imbarazzo con le sue, chiamiamole, visioni. Ma quelle le ha sempre avute, padre, da quando era bambino. Quante volte lo abbiamo trovato di notte in preghiera, madido di sudore. E quando era colpito dai dolori, i fratelli restavano a pregare accanto a lui, fino all'alba. È sempre stato così, fin dall'infanzia. Questa è la relazione del dottor Lombardi. Scrive così. L'ho visto disteso sul letto. I suoi occhi erano rivolti verso un punto della stanza, come se stesse parlando con qualcuno. Durante tutto il tempo ho tenuto sotto controllo il polso. Era talmente flebile che mi sono preoccupato. Dopo si è addormentato. E quando si è svegliato, stava bene ed era allegro, come se non fosse accaduto nulla. Voi che lo conoscete bene, credete che quello che si dice di lui sia vero? Per me è soltanto un uomo semplice e buono che ha il grande dono di parlare con il Signore. A volte ha accennato ai suoi incontri col demone della notte, ma senza mai dire nulla di preciso. Rimane il fatto che i suoi fedeli stanno aumentando e che lo cercano come se fosse un santo. Ormai sono centinaia, migliaia. E che cosa ne pensate delle sue messe? Non durano mezz'ora come quelle che di solito celebriamo noi. A lui il rito tradizionale non basta. Le sue possono durare persino 2 ore e anche di più. Cosa mi rispondete? Solo che lui è un nostro confratello, padre. Già. Un nostro santo confratello. Che cosa volete che faccia? Lasciate pure che torni in convento. Ci prenderemo cura noi di lui, del suo corpo e della sua anima. Vedrete. Ciao. Padre Pio, è arrivata una lettera per te. Entra. Finalmente posso tornare in convento. Oh no, davvero? Questo vuol dire che lascerai il paese. È giusto così, figliolo. Io sono un frate. Mi dispiace molto. Però questo mi dà il coraggio di chiederti una cosa. Avanti, che vuoi sapere? Come mai questa casa è sempre così profumata? È il profumo di Dio. Vedrai, al convento di San Giovanni Rotondo ti troverai bene. Lo penso anch'io. Sono sicuro che anche la mia salute ne gioverà. Questa può essere solo opera di Nostro Signore. Benvenuto nel nostro convento. È un piacere averti tra noi. Grazie, padre. Cercherò di fare sempre del mio meglio. Vedrai, padre Paolino ti starà accanto e ti aiuterà. Vero, padre? Accomodatevi. Zuppa di fagioli con le cotiche. Spero vi piaccia. Ah, certo. Buon appetito. Minibus bone voluntatis. Gesù, da quando è scoppiata la guerra, l'animo degli uomini è messa a dura prova. Lutti e dolore sono entrati in ogni casa. Proteggi tutti coloro che stanno combattendo e accogli l'anima di quelli che hanno donato la loro vita in battaglia.
Posso entrare? Nina. Vi porto una notizia terribile dal fronte. Mio fratello è morto. Mi dispiace, figliola. Immagino il dolore. Mia madre e io siamo disperate. Non riusciamo a darci pace. Ma sapere che la sua anima è salva ci aiuterebbe molto. Per questo sono venuta, per chiederlo a voi. Non avere timore, figlia mia. Il Signore ha già accolto l'anima di tuo fratello in cielo. Voi dite: grazie, Padre Pio. Avete ridato la pace al mio cuore. Ora va, è meglio. E di a tua madre di stare serena. Glielo dirò, grazie, padre. Accompagniamoli alla stazione, andiamo! Padre Pio, spero che quest'ultima cura ti abbia ritemprato. Qui c'è molto da fare. Ormai siamo rimasti in due. Vuol dire che da ora in convento saremo in tre. Bene, questa la prendo io. Entra. Grazie. Padre Pio, sta male! Padre Pio! Padre Pio, rispondi! Apri gli occhi! Coraggio, vieni! Speriamo che si riprenda subito. Sì. È stato spaventoso vederlo cadere per terra come un morto. Per fortuna c'è padre Paolino. Ora ti stendi un po' e starai meglio. È venuto con una lama terribile e mi ha trafitto con la punta di fuoco. Non capisco, che stai dicendo? Chi è venuto? Dove andiamo? In quella casa laggiù. Vedo che la strada non ti è nuova. No, padre Paolino e io veniamo qui abbastanza spesso, ogni giovedì. Per noi sono dei veri amici che ci aspettano e non ci tradiscono mai. Padre Pio, ben arrivato. Vi aspettavamo. Padre Pio. Sia lodato Gesù. Fratelli, date tutto alla donna più anziana, quella seduta. Poi ci penserà lei a distribuirlo. Certo, non è molto, ma è tutto quello che abbiamo potuto raccogliere. Per noi quello che ci portate è già moltissimo. E poi ci basta solo vedervi per stare meglio. Non dovete ringraziare me. Dovete ringraziare il Signore. Quello che vi porto ve lo manda Lui. Tieni. Prendi. Grazie. Torniamo al convento. Come mai c'erano solo donne e bambini? I mariti facevano i braccianti. Sono stati richiamati in guerra e sono morti. Signore, ti ringrazio per il santo sacrificio della messa che anche oggi mi hai permesso di celebrare. Mi sento tranquillo, sereno. Felice per la tua grazia. Ma che succede?
Sei tu il mio prescelto. Attraverso di te mi rivelo, diffondi tra gli uomini la buona novella. Le tue ferite sono le mie. Le tue piaghe sono le mie. Io sarò sempre il tuo umile servo. Aiutami, Gesù. Cosa gli sia successo, ma non sta bene. Avete visto le mani? Erano fasciate completamente. L'ho notato. Forse si è ferito. Non lo so. Gesù non mi ha detto perché mi ha provocato queste ferite e neanche perché ha voluto scegliere proprio me. Soffrirai molto e per molto tempo. Ha voluto segnare il mio corpo con le sue stesse piaghe. Capisco però che in giro è meglio che non si sappia. Sarà difficile mantenere il segreto. Come potremmo nasconderlo? Le tue mani con le bende sono già state notate. Gesù non vuole che la notizia si sparga. Dirò messa all'alba, quando non c'è ancora nessuno. Dovrai farti visitare, te ne rendi conto? Adesso sei tu il superiore del convento. Farò qualunque cosa mi sarà comandata. So di aver fatto voto d'obbedienza. Conosco bene la tua rettitudine. Grazie. Che fai? Non preghi? Padre Pio vuole che lungo la strada per andare al convento recitiamo tutti il rosario. Ma io... Non saprei neanche che cosa dire. Non ho mai pregato. È tutto nuovo per me. Basta che ripeti quello che dico io. Ave o Maria, Ave piena o Maria, di grazia, il Signore è con grazie, te. Il Signore tu sei benedetta fra le donne. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Santa Maria, Madre di Dio. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite, missa est. Padre Pio. Vi prego, aiutatemi. Padre Pio, vorrei parlare. Pregate per Dio. Dio vi protegga. Copri sempre le piaghe delle mani con i guanti. Dicono che soffro molto. Eccolo, è arrivato. Vedi, figliolo, vengono a me perché Cristo li chiama. So che questa è la prima volta che vieni qui al convento e che non hai mai pregato prima d'ora. Prendi questo e quando ti sentirai pronto, torna da me. Il Signore ti salverà. E tu come ti chiami? Antonio. Che bel nome. Lo sai che anche Sant'Antonio era un frate francescano? Sì, l'ho visto in un disegno, ha un abito marrone come il tuo. Ma che bravo, questo bambino. Mi raccomando, obbedisci sempre alla mamma che ti vuole tanto bene. Mio figlio è così dalla nascita, padre. Serve denaro per operarlo e noi siamo solo braccianti.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Continua a pregare, abbi fede e vedrai che il denaro arriverà. È colpa della guerra se non ho più le gambe. Sarebbe stato molto meglio se nostro Signore mi avesse preso subito con sé. Gesù ha voluto lasciarti il tempo di pentirti dei tuoi peccati. Cercare la via della salvezza è sempre un cammino lungo e faticoso. Salvatemi voi. Aiutatemi a trovare la strada della redenzione. Non ci lasciare! Dio vi benedica, figlioli. Ci sono molte sofferenze fra gli uomini e i buoni samaritani sono troppo pochi. Gesù vi ha chiamato e voi siete accorsi. È Lui che mi manda, che manda i sacerdoti e i vescovi per la salvezza delle vostre anime, per sciogliervi dai lacci con cui Satana vi impedisce di vivere nell'amore del Signore. Ma non vi accorgete che il demonio si aggira tra voi come un leone ruggente? Le sue tentazioni sembrano soavi melodie e invece sono gli artigli con cui vi ghermisce e vi ruba l'anima. Dovete pentirvi dei vostri peccati, dovete pregare, dovete fare penitenza, dovete inginocchiarvi ai piedi della Santa Croce e cercare la via della salvezza con tutte le vostre forze. Ego te absolvo peccatis tuis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Adesso sei veramente salvo. Sono venuto per poter parlare con Padre Pio. Non riceve nessuno. Capisco. Io però sono un giornalista. Ragione di più per non ricevervi. Abbiamo già avuto troppi fastidi dalla stampa. Con chi altro posso parlare, allora? Con nessuno. Non mi hanno ricevuto, non mi hanno neanche fatto entrare. È scandaloso. Hanno fatto benissimo. La Chiesa ha il dovere di impedire ai mistificatori di diventare famosi. Scusate, Eccellenza, voi mi state dicendo che Padre Pio è un mistificatore? È così? Non mi fate dire quello che non voglio, vi prego. Dico solo che in questo caso hanno fatto bene a essere cauti. Voi scrivete per un grande quotidiano, per Il Mattino, a cui tutti riconoscono un'estrema serietà, ma sappiamo bene come certe notizie possano essere facilmente equivocate. Eccellenza, non capisco. Voi avete già incontrato il cavalier Munafò? Credo che dovreste parlargli. È il presidente del comitato per la festa del santo patrono, l'uomo giusto per voi. Veramente no. Anzi, non lo avevo mai sentito nominare. Dovreste incontrarlo, dico sul serio. Vi darà delle informazioni preziose. Comunque, la festa del santo patrono non mi interessa, Eccellenza. Non è questa la pubblicità di cui abbiamo bisogno, signor sindaco. Lo sapete anche voi. Vi posso assicurare, signor prefetto, che il comune non ha fatto assolutamente nulla per assecondare questo afflusso di pellegrini. Ma i carabinieri riferiscono che non passa settimana senza che si raduni una gran folla al convento. Queste sono cose da medioevo. È soltanto una questione di fede, tutto qui. Per carità, ma quale fede? Ditemi piuttosto, chi ci sta guadagnando da questa storia? Non so cosa dirvi, probabilmente nessuno. Non siate così ingenuo. Tutto gioca a favore dei vostri amici preti e del Partito Popolare e viene fuori al momento giusto. Lo sapete anche voi che tra poco ci sono le elezioni. Sinceramente non capisco cosa c'entrino le elezioni. Con tutta la confusione che c'è già in Italia, ci mancava soltanto questo frate. Tocca a voi, signor sindaco, in quanto delegato di pubblica sicurezza, fare in modo che io riceva un'informativa dettagliata ogni lunedì mattina. Se permettete, eccellenza. Dite. Vedrete, saranno le autorità ecclesiastiche a risolvere il problema. Neanche a loro conviene che qualcuno si metta a fare miracoli, non vi pare?
è probabile che abbiate ragione. Ci penseranno loro. Le ferite sono profonde e la perdita di sangue gli provoca forti dolori. Soffre molto, ma non l'ho mai sentito lamentarsi. Durante il giorno che fa? Prega, confessa e parla con i poveri. Anche quando soffre, rimane sempre sereno, completamente abbandonato alla volontà di Dio. Avete letto che cosa scrivono i giornali? A quanto risulta da testimonianze attendibili, le sue sono delle piaghe vere e proprie che gli perforano mani e piedi, causando al frate di Pietrelcina terribili sofferenze. Eccellenza, i frati hanno chiuso il portale della chiesa e hanno detto che non faranno entrare più nessuno. Hanno fatto benissimo, è uno scandalo. Superstizione e magia sono cose che non cambieranno mai, queste. Fa passare l'auto. Fate largo al prefetto! Non ci fermerete! Calma! Calma! Fermi! Non vi agitate! Lasciateli passare! Va bene! Buongiorno, padre. Siamo venuti per parlare con padre Pio. Il nostro confratello è già stato visitato dai nostri medici. Qui voi non avete alcuna autorità e nessuno può conferirvela, dato che non è stato compiuto alcun reato e quindi non avete nulla su cui indagare. Non ho parlato di reati, infatti. Ho solo chiesto di essere ricevuto. Mi dispiace, ma non è possibile. Ma io sono responsabile dell'ordine pubblico, padre. Questi non sono problemi nostri. Qui la gente è buona e paziente, e se non la provocate, non succederà nulla. È una situazione che mi mette in un grave imbarazzo. Informerò chi di dovere del nostro colloquio. Riferitegli pure tutto ciò che vi ho detto. Questo mi obbliga a constatare il vostro netto rifiuto a collaborare con le istituzioni. I miei ossequi, eccellenza. Le lesioni alle mani sono ricoperte da una membrana e non sanguinano più. Niente edema, niente reazione infiammatoria dei tessuti circostanti. Premendo sulla parte in questione, si ha la percezione del vuoto esistente. Le lesioni ai piedi presentano caratteri identici a quelle delle mani. Per quanto riguarda il costato, invece, ho osservato un taglio netto parallelo alle costole, lungo 7 o 8 centimetri, con recisioni nelle parti molli. Le ferite sono le stesse del 1918, non limitano la funzionalità degli arti ed escludo che siano di origine naturale. Questa è la relazione del professor Romanelli. Il professor Bignami trae conclusioni diametralmente diverse, Eminenza. Come lui, anche padre Agostino Gemelli, scienziato di chiara fama, parla di suggestione. Allora che cosa possiamo consigliare in questa situazione? Il silenzio. Il silenzio? Sì, il silenzio. Sono d'accordo, il silenzio è sempre una buona regola. Viene da Roma. Ah. È la lettera d'obbedienza per padre Pio. Ci sono tutte le istruzioni a cui dovrà attenersi. Deve celebrare la messa all'alba, in privato. Non deve mostrare le piaghe a nessuno. Sono vietati i rapporti epistolari e deve cambiare consigliere spirituale. Chiedono inoltre la fine immediata di tutte le voci sulla sua persona. È tutto. Non gli possono chiedere un tale sacrificio. Aggiungono anche che stanno per predisporre un sollecito trasferimento di padre Pio in un convento lontano. Non è possibile. È troppo. Oh.
Obbedirò dovesse costarmi la vita. Resterò per sempre fedele alla Chiesa. È la mia casa e il tuo gregge, Signore. Al convento! Tutti al convento! Sì! Convento! Chiamiamolo! Tutti al convento! Viva il sindaco! Viva il sindaco! Viva! Viva Padre Pio! Viva il sindaco! Bravo sindaco! Lasciatemi parlare con Padre Pio. Entrerò da solo. Calmi! State calmi! Ora vado a parlare! Fidatevi di me! Bravo, sindaco! Noi vogliamo vedere Padre Pio! Restare qui! Vogliono mandarmi via. Ad Ancona. In esilio. Lo so. E cosa farete? Lascerete che vi allontanino dalla vostra gente? Io non posso farci niente. Assolutamente niente. Vi hanno recluso, tormentato, come se foste un grave pericolo per la vostra gente. E ora vogliono portarvi via di notte con i carabinieri. Io sono solo un umile frate, un figlio di Francesco. Devo obbedire agli ordini dei miei superiori. Lui non lascerà mai San Giovanni Rotondo. Ve lo giuro. Avanti. Monsignore. Buongiorno, eccellenza. Cosa posso fare per voi? Avete notizie? Certo. Ho mandato sul posto un ispettore. Le accuse sono completamente prive di fondamento, anche quelle mosse da certe autorità religiose. Alcune erano persino ridicole, come il fatto che si profumasse. Continuate pure, cavaliere, diteci tutto. La gente lo reputa un santo, un uomo di Dio, una persona pacifica, e chiunque lo avvicini non capisce come possa essere considerato pericoloso. Ma noi non lo abbiamo accusato di nulla. Desideriamo solo che possa uscire sano e salvo dal convento in modo da raggiungere la nuova sede a cui il vescovo l'ha destinato. Non vogliamo nient'altro, mi creda, eccellenza. Bene. Se volete, noi possiamo portarlo via scortato dalla forza pubblica in qualsiasi momento. Ma prima voglio sapere chi si assume la responsabilità dei disordini che certamente seguiranno. Le autorità temono che la violenza dilaghi. In effetti ci sono già stati forti disordini, ma ora rischiano di aumentare. Credetemi, monsignore, non riesco a capire perché insistiate tanto a trasferirlo. Ci dispiace molto crearvi tutti questi fastidi, eccellenza. Comunque, riferirò. Allora riferite anche che noi non vediamo con favore chi provoca sommosse nel nostro paese. Abbiamo ben altri problemi di cui occuparci. Vi ringrazio. Reverendo padre, io mi offro come Cristo a essere crocifisso. Tutto quello che sta avvenendo è per molte anime semplici oggetto di scandalo. Mi sento come costretto da Satana in una gabbia che mi impedisce di contrastare le sue opere con la grazia del mio sacerdozio. Sono e rimarrò sempre un obbediente figlio di Francesco, perché è questo il peccato a cui Satana vorrebbe indurmi, la disobbedienza. Padre Pio da Pietrelcina. Questo è quello che ha scritto ai suoi superiori. Ora vi mostro una cosa. Oh, cosa fa? Ecco, guardate. È appena uscito Gli anticristi nella Chiesa del Cristo. Un inconfutabile atto di accusa contro i persecutori di un innocente. Stampato in 5 lingue. Dovevamo indagare, ora non possiamo chiudere gli occhi e tapparci le orecchie. La Chiesa deve intervenire. Negli Atti degli Apostoli è scritto: badate a non farvi trovare a operare contro Dio. Padre, ti porto notizie. Allora, che cosa hanno deciso? È fatta, finalmente hanno capito. E adesso che succederà? Da domani potrai riprendere a celebrare la messa in pubblico. Grazie.
sia resa lode a Dio. Tornato Padre Pio. Bisogna dirlo a tutti. Oremus fratres, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Gratia vobis, et pax ad Deo Padre nostro et Domino Jesu Christo. Agnus camus fratres, peccata nostra. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam. Et salutare tuum da nobis. Andiamo. Confite or Deo onnipotenti, et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitazione. Verbo, opere et omissione, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Carmela, apri! Apri subito! Che c'è? È tornato Padre Pio, sta dicendo messa! Dove? Nella chiesa dei Cappuccini, al convento. Hanno liberato Padre Pio. Sta dicendo lui la messa. L'ho visto io. Muoviamoci, forza. Andiamo tutti al convento. Su, presto. Andiamo prima che finisca la messa. Io corro ad avvisare il sindaco. Presto, aspettatemi. Arrivo. Sì, andiamo. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Lui. Sì, Padre Pio. Padre Pio. Dominus vobiscum. Et un spiritu tuo. Dominus vobiscum. Et un spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Corri a chiamare il dottor Giuva, digli di fare presto. Quest'uomo sta male. Ha un attacco di malaria e poi credo che siano almeno 3 giorni che non mangia. Voi dategli il chinino e guaritelo dalla malaria, dottore, che poi a guarirlo dalla fame ci penso io. Lo guarirò. Sta morendo, dottore? No, vivrà. Ora accanto a lui c'è il suo angelo custode. Non gli succederà più niente. Ma io non vedo nessuno. Io invece lo vedo benissimo. Mamma! Che succede? Questa donna abita in una baracca di un podere qui vicino. L'ho trovata stesa a terra, che stava male, con i bambini seduti accanto a lei, che piangevano disperati. Non sapevo che cosa fare, allora l'ho portata qui. Hai fatto bene. Beh, io adesso vado. Grazie, e che Dio ti benedica. Ho freddo, ho tanto freddo. Datele il chinino, copritela bene e fatela sudare. Su, mangia. Non perdete tempo con me, me ne sto andando. Ah sì? E dove vorresti andare di bello? Dimmi. Scommetto che vorresti tornare sui campi come una volta. Vedrai che ci riuscirai. Grazie, Padre Pio. Bambini, non abbiate paura. Ma cosa volete fare? Trasformare questo rudere in un ospedale? È una pazzia, non è possibile. Ci vogliono mezzi, soldi, ma soprattutto non ve lo permetteranno, padre. Non avete ancora capito. Questo ormai non è più un vecchio rudere. D'ora in poi sarà la casa di San Francesco. Oh, voi cercate di guarire quella donna. Io ho 2 nuovi clienti a cui badare. Non dovete avere paura, state tranquilli. Ecco, questa l'ho presa per voi due. Tieni, metà per ciascuno, d'accordo? Grazie. Anche a me piacciono tanto le arance. Bravo. Su, venite. La mamma guarirà presto. Tutto quello che adesso vi racconterò è successo tanto, tantissimo tempo fa.
Frate Francesco era un uomo molto buono, che poi è diventato santo. Com'era vestito? Con un sagno marrone, proprio come il mio. Ma lui le calze ce l'aveva? No, anche lui portava soltanto i sandali, come me. Un giorno andò in un villaggio per parlare di Gesù, ma non lo ascoltarono. Allora batté le mani e tutti gli uccelli volarono nella chiesetta del paese. Francesco disse loro che dovevano essere buoni e che dovevano ringraziare il Signore per gli alberi su cui facevano i nidi, per le penne e le ali con cui volavano, per il sole che li scaldava e per l'aria che respiravano. La gente che aveva visto quello strano fenomeno corse in chiesa e quando gli uccelli volarono via i paesani chiesero perdono. E Francesco che fece? Li rimproverò e poi li perdonò, esortandoli ad ascoltare sempre la voce del Signore. Siamo arrivate. Dove? Ora vedrai. È bello qui. Scusate, ho un appuntamento con Padre Pio. Capisco. Bene, venite con me. Che posso fare per voi? Il parroco non me l'ha spiegato nella lettera. Ma allora siete voi, Padre Pio. Scusatemi, non l'avevo capito. Sì, sono io. E tu come ti chiami? Teresa. So che questa è l'ultima dei vostri 15 figli. Così mi ha scritto il parroco nella lettera. È la più bella, ma soffre di rachitismo. Prendetela. Teresina, allora, raccontami tutto. Non sai camminare? No, non so camminare. Però a casa canto sempre, lo sai? Brava, figlia mia. Voglio scendere. No, lo sai che non puoi. No, no, per favore, Teresa, fammi scendere. Teresa, fammi smettila, scendere, ma che cosa hai? Va bene, va bene. Teresa, stai camminando, brava. Sto camminando. Teresa cammina, è un miracolo! Grazie. Cammino! Queste e anche queste. Ce ne sono centinaia, interi sacchi. Troppa grazia, Sant'Antonio. Non essere blasfemo. Non è questo il modo di parlare. No, dovresti avere un po' più di rispetto. È incredibile. Quante lettere, troppe. E troppi soldi. Non abbiamo bisogno di tutto questo denaro. Ma così potrete finalmente aiutare tutti i poveri e gli ammalati che si rivolgono a voi, padre. Sì, forse hai ragione. Chiedete consiglio a Dio. Lui vi dirà che cosa fare. Una lettera dal vescovo, padre. Avevo chiesto notizie su Monsignor Damiani. So che sta male. Io gli avevo promesso che gli sarei rimasto accanto quando sarebbe stato in punto di morte. Mi dispiace, ma non credo che potrete mantenere la promessa. Monsignor Damiani si trova in Uruguay. Sì, avanti. Padre, Monsignor Damiani sta male. Sta molto male. Ha urgente bisogno di aiuto. Voi chi siete? Sono solo un povero frate di campagna. Venite con me. Ferdinando! Oh, Ferdinando! Oh mio Dio! Ti prego, rispondi! Rispondi, Ferdinando! Ci penso io. Sei tu. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Adesso posso andare in pace nella casa del Signore. Grazie, Padre Pio. Nell'ora della morte sei rimasto con me come avevi promesso. Ferdinando, non ti affaticare, ti prego. Non sento più il dolore, sono sereno. Ora. Ma
Magnifico, mi sembra un sogno e voi siete gli angeli che hanno realizzato la casa a sollievo della sofferenza. È tutto perfetto, le corsie, le sale operatorie. Il reparto di pediatria occupa più di un terzo dell'ospedale. A questo punto credo che potremo cominciare a costruire prima della fine dell'anno. No, io invece credo che siamo all'inizio di un lungo tunnel. La casa sollievo della sofferenza la costruiremo, ma quando vorrà il Signore. Non avete letto i giornali? Voi eravate ancora ragazzi e non potete ricordare. Il tunnel della guerra, ancora una volta, molto presto, ci inghiottirà tutti. Tenete. Grazie. A noi! Sì, sì, a noi. Camerata, ho bisogno di un'informazione. Se posso. Padre Pio riceve ancora tutte quelle lettere piene di denaro. Mi dispiace, ma a questo non posso rispondere. Peccato, perché se voi mi date una mano, mi impegno fin da ora a restituirvi il piacere quanto prima. A voi come mai interessa saperlo? Io non c'entro, sono solo un portavoce. Scusatemi, ma continuo a non capire. Di che si tratta? Non importa che voi capiate, camerata, ma se volete che vostro figlio riceva quell'aiuto di cui avete così tanto bisogno, dovete dirmelo. Padre Pio continua a ricevere donazioni. E vaglia, continuano ad arrivare, anzi per la verità aumentano di numero e di valore, però non vi posso dire altro. Come vedete non era molto difficile da dire. A vostro figlio ci penso io. A noi! C'è altro? Sì, un'altra piccola questione, Santità. Dite. Si tratta di quel frate cappuccino di San Giovanni Rotondo, Padre Pio. È successo qualcosa di nuovo, Monsignore. Non credete che quel santuomo abbia sofferto già troppo a causa nostra? C'è scritto anche il vescovo diocesano. Padre Pio riceve migliaia di offerte, troppe, da ogni parte del mondo. Anche l'ordine dei cappuccini è in imbarazzo. Andate, Monsignore, lasciate finalmente in pace Padre Pio. Non ne parleremo più se non per lodarlo. Abbiamo altro a cui pensare. Coraggio, scendete! Arriviamo! Che volete? È stato Padre Pio a dirci di venire. Aspettate! Arriva! Che dirà? Ci viene di là? Sì, tanto vinceremo. Eccolo! Bravi, siete venuti. Vi ho portato un crocifisso che dovete tenere sempre al collo. Non toglietelo mai, figlioli. Grazie, ma tanto la guerra durerà poco, ne siamo sicuri. I tedeschi l'hanno già vinta. Torneremo presto. No, ragazzi, mi dispiace, ma non è così. L'orizzonte è buio, ma io posso solo pregare per voi e darvi la mia benedizione. Benedicat vos omnipotens Deus in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Andate adesso. Lo sapete, i treni non aspettano. Grazie per la benedizione. Arrivederci. Ritorneremo vivi tutti. Mi dispiace, ma questa è una domanda a cui non ho risposta. Gesù ha detto, non conoscerete né il giorno né l'ora. Solo una cosa è certa, lui ti ama e non ti abbandonerà mai. Prega tanto, figliolo, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ora va. Arrivederci. A presto, Padre Pio. Grazie, Padre Pio. Grazie. Almeno loro sono nati in tempo per sfuggire alla guerra. Io spero solo che finisca al più presto. Ormai sono 5 anni che il mondo vive in questa catastrofe. Che succede? Sono aerei. Ma questi sono diversi. Quelli sono americani. Ma no, sei sicuro? Dove vanno? A portare altro dolore nel mondo, vanno a bombardare. Non so se mi faranno entrare. Tu aspetta qui. Va bene. Ascolta sempre tutti. Vedrete che ascolterà anche voi. Lo spero.
Padre, grazie per avermi ricevuto. È così urgente da venire a quest'ora? Aiutatemi, sono un peccatore. Lo so, siamo tutti peccatori, figliolo. Tutti rei di recare offesa a Dio. L'ho odiata finché non è morta. Tutti i giorni speravo che morisse, ma lei rimaneva viva, mentre io mi struggevo nel desiderio della sua morte. Tu volevi ucciderla. Avevi già preparato ogni cosa per ucciderla. Come fate a saperlo? Lo so. Quando mi sono avvicinato al suo letto per assassinarla, lei era già morta. In realtà è come se l'avessi uccisa io. Pregava sempre, io invece l'odiavo, eppure era mia madre. Per placare il tuo cuore era pronta anche all'estremo sacrificio. Adesso non la odio più. Mi appare tutte le notti e mi dice di venire da voi, padre, per chiedere perdono, perché presto o tardi ci rincontreremo. È per questo che sei venuto da me? Sono venuto per essere perdonato, ne ho bisogno. Soltanto il Signore può perdonarti. Inginocchiati. E adesso? Adesso puoi anche chiedere perdono a Dio. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agni vocati sunt. Gesù, sei morto per tutti noi, anche per gli assassini. Non dovete preoccuparvi per la vostra nipotina, sono sicura che andrà tutto bene. È veramente una bambina bellissima. Vedrete, quel frate vi farà di sicuro la grazia. Noi veniamo da Ribera, vicino a Agrigento. Siamo andati anche a Palermo e il viaggio ci è costato parecchio. Ma i medici, dopo averla visitata, non ci hanno dato alcuna speranza. È davvero terribile. Deve essere una sofferenza. Sarei disposta a soffrire anche molto di più, purché lei acquistasse la vista. Nonna, riesce a vedere di fuori il mare? Certo che lo vedo, tesoro. È bello, grande, azzurro, e ci sono anche le barche. Quante barche ci sono? Aspetta, adesso le conto, piccola mia. Ecco, ora ne vedo 4. Sono bellissime, sai. E laggiù ce ne sono ancora delle altre. Ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sta tranquilla, tua nipote vedrà la fede e luce. Che il Signore vi ascolti, padre. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Vieni, Gemma. Et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa. Andiamo. Ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui, mulieribus. Et benedictus fructus ventris tui, Jesus. No, è impossibile. Mi dispiace molto dovervelo dire, signora, ma questa bambina non può vedere. Purtroppo sua nipote è venuta alla luce priva di pupille. Per questa ragione non potrà mai acquistare la vista. Lo so, ce l'hanno detto tutti. Nonna! Ma la bambina dice di vedere qualcosa e io mi rendo conto ogni giorno di più che è vero. Mi creda, dottore, non sto esagerando. Signora, io ho detto solo quello che ho constatato scientificamente, nient'altro. Andiamo a casa, nonna. Certo, cara. Fa la brava. Ciao, Gemma. Grazie, dottore. Ci vedo, vedo tutto. Sì, mi sembra tutto abbastanza chiaro. Ora che la guerra è finita, potrete realizzare il vostro sogno e costruire l'ospedale su questa terra. Sempre che il Signore lo voglia, io non posso e non voglio fare nulla che non sia frutto della sua volontà. Sono solo un suo servo. Signori e fratelli in Cristo, la casa sollievo della sofferenza è stata completata. Ringrazio i benefattori di ogni parte del mondo che hanno cooperato. Questa è la creatura che la provvidenza, aiutata da voi, ha eretto. Ammiratela e benedite insieme a me il Signore e Dio. È stato deposto nella terra un seme che gli riscalderà coi suoi raggi. Una nuova milizia fatta di rinunzie e d'amore
sta per sorgere a gloria di Dio e a conforto delle anime e dei corpi infermi. Non ci private del vostro aiuto. Collaborate a questo apostolato di sollievo della sofferenza umana e la carità divina che non conosce limiti e che è luce stessa di Dio e della vita eterna accumulerà per ciascuno di voi un tesoro di grazie di cui Gesù ci ha fatti eredi sulla croce. Io sottoscritto, padre Pio da Pietrelcina, al secolo Francesco Forgione Fugrazio, con il presente testamento intendo istituire erede universale della casa sollievo della sofferenza e di qualsiasi altro bene a me intestato, l'ente giuridico che la Santa Sede erigerà in San Giovanni Rotondo per assicurare continuità all'opera. La tua volontà, non la mia. Sono pronto, Signore, anche adesso, se tu vuoi. Vincenti, restituisci il libro, basta leggere. Non puoi riprendertelo, l'ho avuto solo per mezz'ora. Di più non ti è concesso, questi sono gli ordini. Hai perso ogni diritto, lo sai. Hai sbagliato a chiedere il permesso di dire messa, era chiaro che loro te l'avrebbero negato. In questo modo sei solo riuscito a irritarli ancora di più. Eri un cardinale, un principe della Chiesa. Adesso sei solo un numero. Non so come fai a leggere sempre la Bibbia. Su, avanti, dammela. Padre Pio, grazie per essere tornato. È la tua grande fede che mi chiama e io non riesco a resistere a un appello così chiaro e forte. Ho portato il necessario per dire messa. Il messale, il calice, le ostie e la patena. C'è tutto. No, mi ero dimenticato di lui. In nomine Patris, et te Fili, et te Spiritu Sancti. Amen. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum qui letificat juventutem meam. Angelo. Padre! Dicono che il cardinale Vincenti è stato liberato. Non è una gioia. Guardate la foto. Certo, non è in gran forma, è ancora malconcio, ma si rimetterà. Voi lo conoscete personalmente? Ci siamo parlati, gli ho servito anche la messa una volta. Non puoi immaginare com'è stato torturato, è un vero martire. Ma era in carcere. Lo so. Buon pranzo, Angelo. Ma... Ha bisogno di me. Bisogno di me e sono venuto subito. Non te ne andare. Adesso dormi. Ti lascio in compagnia del tuo angelo custode. Lui è con te. Grazie. Voi, padre Pio, che ci fate qui a quest'ora? Correte subito, dottore. Non c'è tempo da perdere. Severino sta molto male. Ma dov'è l'infermiera? Non pensate all'infermiera. Dovete operarlo adesso. Cosa?
fare, dottore? Portatelo di corsa in camera operatoria. Ma il bambino sembra tranquillo, non capisco. Non c'è tempo per darvi una spiegazione. Dobbiamo operarlo subito. Va bene, dottore. Cosa avete, padre? Vi sentite male? No, no, io sto benissimo. Ma il bambino? L'abbiamo salvato. Sono molto contento, è una bellissima notizia, dottore. Vi prego, spiegatemi, padre. Come l'avete capito? È stato l'angelo custode di Severino a chiamarmi e magari anche... a guidare la mia mano. Bravo, dottore, siete cambiato. Ricordate quando ci siamo conosciuti? Dicevate di essere ateo e che eravate venuto solo per dimostrare che ero un ciarlatano. E ora, invece che ho potuto toccare con mano come San Tommaso, ho cambiato idea. E così anche voi, come lui, prima di credere, avete dovuto vedere con i vostri occhi le piaghe del costato di Cristo, le piaghe del dolore e la sofferenza dei malati. Solo allora vi siete potuto rendere conto dei meravigliosi prodigi della grazia. Sta molto male. Soffre terribilmente. I medici dicono che le rimane poco tempo. In Italia, in un paesino del sud, c'è un uomo di Dio. Gli scriverò una lettera. Vi vedo assorto, padre. Chi vi scrive? Il vescovo di Cracovia mi scrive che una madre di famiglia ha un tumore e sta morendo. Pregherò per lei, perché quelle creature non restino sole. Che il Signore ascolti le vostre preghiere. Sbrighiamoci, mamma, siamo in ritardo. Calma, ragazzi. Mi raccomando, bambini, ora state buoni. Sì. Avanti. Oh. Che piacere vedervi. Grazie, eccellenza. Grazie di cuore. Oh. Non dovete ringraziare me, ma il Signore. Non so com'è successo, ma sono guarita. Avevo un tumore e ora è completamente sparito. Per voi! Anche il mio! Che bei fiori, grazie! Oh, bambini, basta! Eccellenza, ancora una cosa, vi prego. Vorrei ringraziare quel frate italiano. Scrivetegli e poi andate a trovarlo. Quel frate, con la sua preghiera, ha guidato la mano di Dio su di voi e l'Onnipotente vi ha guarita per il bene dei vostri figli. Ringraziamo il Signore per la felicità che ci ha donato. Prendete, bambini. A me. Grazie. Ce ne sono altri, non vi preoccupate. Guardate, padre. La scienza al servizio della sofferenza. Pregate il Signore, amatelo, servitelo, Lui è il vostro Salvatore. Dopo ci sarà un grande vuoto, qui vivono tutti per Lui. Quando se ne andrà, resteranno tante domande e nessuna risposta. Già, ha predetto il futuro a centinaia di persone, stando a quello che dicono. E migliaia sono pronte a testimoniare che devono soltanto a Lui la loro guarigione. Ci sono atei che hanno ritrovato la fede, peccatori che hanno ricevuto il perdono, ma Padre Pio non vuole che il merito di tutto ciò venga attribuito a lui, ma lo ha ripetuto tante volte. Io sono uno strumento nelle mani di Dio, soltanto uno strumento. Perché Dio ha scelto lui, non capisco. Chi lo sa? Un'altra domanda senza risposta. Chi siamo noi per chiedere al Signore il perché delle sue scelte? Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Stavi sognando, padre. Era bello il sogno.
Ho rivisto il sorriso di mia madre. Hai fame? Ti seguirò sempre. Antonio! Antonio! Eccomi, sono qua! Ti stavo aspettando! Oh, amico mio, come sono felice! Ora possiamo andare insieme. È tutto così bello. Ci sta venendo incontro Gesù. Guarda! Hai fatto cose meravigliose nella tua vita. Finalmente ti ricongiungerai col Padre Eterno. Stiamo andando in paradiso. Oh, Antonio, non è bellissimo?